Eccoci qua, la crosta di pane con gamberoni in tingolo di frutta secca è pronto. Non mi resta che metterci un filino di olio alla fine, come sempre. Buon appetito. Si fa così. È arrivata la mia spesa in orario, fantastico. Allora, avevo dimenticato di prendere il pane, i limoni. Questi arrivano direttamente da Sorrento. Ragazzi, che meraviglia! Poi, l'aglio mi serviva. Sì, l'aglio, due limoni. Bene, oggi preparerò una crosta di pane perché la cosa interessante è far da mangiare con due ingredienti. Con poca roba, basta avere delle cose buone, per esempio del buon pane, dei limoni di Sorrento, l'aglio quello giusto e poi naturalmente un fiume d'olio. Perché un fiume d'olio? Perché l'olio extravergine d'oliva, detto anche adesso che fa figo Evo, tipico olio umbro che per me è il mio preferito, perché l'olio umbro è un ottimo compromesso tra il nord, il sud e il lago, quell'olio diciamo che si abbina un po' a tutti i piatti. Poi questo è un olio piccante nel finale, è molto fruttato, è il centenario. Molto bene, molto bene. Allora, prepariamo questa meravigliosa crosta di pane. Poi ci sono dei gamberi, faremo una salsa aioli, quindi con dell'aglio, una maionese, della frutta secca. Allora, per prima cosa tagliamo il pane. Eccolo qua. Tagliamo qua, così. Una bella fetta di pane. Bene, poi attacco la piastra. Per prima cosa bisogna marinare in un piatto il pane. Bisogna irrorarlo bene con l'olio, così. Condirlo proprio come se fosse pronto da mangiare. Metto del sale, del pepe. Poi mettiamo un po' di erbe, della maggiorana, possiamo mettere un po' di basilico. Basta metterlo così, dell'aglio. Ok, così. E lo andiamo a mettere qua, proprio gli diamo un po' di odore. E bisogna metterlo adesso qua a tostare. Così. Ci mettiamo anche gli odori. Un filino di olio. Poi a questo punto si prende della frutta secca, pinoli, nocciole, pistacchi e facciamo proprio un intingolo che ci servirà per andare a fare proprio come il condimento. I pinoli li possiamo mettere dentro così, aggiungiamo dei pistacchi così, prendiamo delle nocciole. Tagliamo così. Voilà. Eccole qua. Aggiungiamo dei pomodori secchi. Diamo una piccola tritatina. Anche se rimangono un po' grossi, non è un problema. Mettiamo dentro, qua così. Sta cuocendo, aggiungiamo un pizzico di aglio, così. Il timo sfogliato. Ecco, qua possiamo mettere, non so, dei semi di finocchio. Vediamo dove sono. Eccoli qua. Perfetti, così gli diamo un po' il sapore
del sud, un po' di peperoncino, eccolo qua, poi sale e pepe. E questo è, diciamo, l'intingolo che andremo a mettere sopra alla fine a piatto terminato. Cucchiaio. Poi qua io ho messo frutta secca, però si possono mettere anche, che ne so, altre verdure, altre erbe aromatiche. Anziché i pomodori si possono fare, non so, delle melanzane passate al barbecue. Ok, ce l'abbiamo qui. E lo appoggiamo qua, che ce l'abbiamo pronto. Ho preparato una piccola maionese che vado a mettere qua. Un po' di maionese, così. Scaldo un pochino di olio in una padella. Eccola qua, olio extravergine d'oliva. Così. Mettiamo dell'aglio, proprio ad aromatizzare. Dentro così. Prendo una frusta. Ecco qua, in questa salsa, nella maionese, possiamo aggiungere, non so, delle acciughe tritate, possiamo aggiungere anche degli altri aromi. Io, per esempio, metto un po' di erba cipollina che ce l'ho qui. L'aglio sta andando. Ok. Metto l'erba cipollina qua. Così. Faccio andare, aggiungo un po' di olio leggermente intiepidito aromatizzato all'aglio dentro. Sentiamo com'è, perfetta. Quindi ho aromatizzato la maionese con dell'erba cipollina, dell'olio all'aglio, metto anche un po' di acciuga tritata, così. Questa la possiamo fare impastata, la possiamo fare a crema, tritata a pezzetti, eccola qua. Proprio per insaporire il tutto. Dopo vi farò vedere una cosa molto carina. Ora, con pochissimi ingredienti si fanno dei grandissimi piatti. L'importante è dare sapore al piatto, dare una bella energia, dargli quel gusto. E poi comunque bisogna fare delle grandi spese, bisogna fare una spesa fatta bene, comprare grandi prodotti, un buon pane, delle uova freschissime, un limone di Sorrento, dell'olio extravergine d'oliva buono. Eccolo qua. Allora, le acciughe sono battute, butto dentro, così. Perfetto, e abbiamo le due salse. Quindi, una specie di aioli, maionese all'aglio con le acciughe, e l'intingolo di frutta secca. A questo punto il pane è bruschettato, prendiamo il limone, due belle fette così, le mettiamo qua nei gamberi, mettiamo dell'olio, eccoli qua, facciamo andare al barbecue i gamberi, proprio così. Buttati su insieme al pane. Perfetto. Giriamo i gamberi al volo. Così. Togliamo e il piatto è quasi pronto. Appoggiamolo qua.
Questo è perfetto. Prendiamo un pennello. Allora, nero di seppia. Così. Prendiamo la salsa aioli. Andiamo a mettere proprio al centro, così. Così. Poi prendiamo il pane bruschettato e lo appoggiamo qua. Sopra mettiamo i gamberi. Poi prendiamo l'intingolo che abbiamo preparato, lo mettiamo qua. L'intingolo con la frutta secca, i pomodori. Prendiamo un frullatore immersione e gli diamo una piccola passata. Così. Perfetto, eccolo qua. Appoggiamo tutto qui. Prendiamo un cucchiaio. E andiamo a fare questa cosa qua, così. Piatto super appetitoso. Una foglia di basilico. Eccolo qua. Un goccio di olio qui. Voilà. E per ultimo un pizzico di pepe. Eccoci qua, la crosta di pane con gamberoni in tingolo di frutta secca è pronto. Non mi resta che metterci un filino di olio alla fine, come sempre. E non mi resta che dirvi una sola cosa, buon appetito!